Arturo Alessandrini, fondatore della Cosmogas, una grande azienda nel settore termosanitario, oggi conosciuta in tutto il mondo. Quando e come è nata la Cosmogas? Negli anni 60, io ero un dipendente di un'azienda che faceva caldaie, e poi in due soci ci siamo. Siamo usciti da questa azienda e ci siamo messi in proprio, ma come tutte le aziende e società finiscono dopo un po', dopo un paio d'anni praticamente sono rimasto da solo, ho liquidato il mio socio e ho continuato da solo la mia avventura, la mia passione che avevo per questo settore. Quindi nel 1966 ho cominciato a fare caldaie con la passione, con la volontà che forse sicuramente non mi è mai mancata. Abbiamo proseguito questa strada che ci ha portato poi l'evento dei miei figli, che sicuramente mi ha dato una mano, e siamo arrivati a quello attuale. Abbiamo puntato sempre molto alla qualità, ci ha dato sempre ragione fare un prodotto di qualità, perché è il modo migliore per poter emergere nei prodotti che facciamo. Abbiamo 110 dipendenti, abbiamo 50 agenzie sparse nel territorio italiano, dove ci sono 3 promoter, 3 capi area, una responsabile e un expo manager estero, quindi che cura il mercato estero. Sicuramente oggi siamo orgogliosi, diciamo, dell'obiettivo, dei prodotti che riusciamo a fare, avere la fortuna come abbiamo noi di avere un centro di ricerca e sviluppo che porta avanti sempre le idee, innovazioni continue. Sicuramente questa è la nostra forza, che ci permette di essere sempre innovativi e all'avanguardia. Alberto Alessandrini, figlio del fondatore della Cosmogas, è il responsabile, insieme col fratello Andrea, del settore ricerca e sviluppo. A che punto siete con la ricerca? Le nostre ricerche sono aperte a un ventaglio di diverse proposte, diverse idee che abbiamo sviluppato dentro il nostro ufficio di ricerca e sviluppo. E tendenzialmente sono tutti progetti volti alla sostenibilità e all'integrazione di diverse fonti energetiche. Mentre prima c'era solo il gas, adesso c'è l'elettrico, magari alimentato dal fotovoltaico, e quindi dobbiamo sviluppare una serie di prodotti che poi vadano ad interagire fra di loro per il riscaldamento della casa, in modo che sia l'utente a scegliere se vuole utilizzare più una fonte che sia quella elettrica piuttosto che quella del gas, perché magari nella bolletta paga di meno l'energia elettrica piuttosto che il gas. Oppure in futuro sarà addirittura la caldaia a proporti, il sistema a proporti cos'è che consuma di meno, perché tu l'hai informato e gli hai detto quanto paghi l'elettricità e quanto paghi il gas, e sarà lei a decidere autonomamente che cosa fare e come agire per il riscaldamento della tua casa. Di conseguenza parliamo di grandi innovazioni. Certamente, grandi innovazioni. Questo è uno dei progetti. Poi per esempio ne abbiamo un altro dove la caldaia analizza e capisce il tipo di miscela di gas che proviene dalla rete. La rete, come lei sa, è fatta di gas naturale che però proviene da giacimenti diversi nel mondo, che può essere quello algerino piuttosto che quello che viene dai paesi russi. Il gas, essendo leggermente diverso, va talvolta ogni tanto miscelato con l'aria e potrebbe essere diverso nella sua miscela. Quindi noi cerchiamo di corrergli dietro, tra virgolette, con i nostri sensori, la nostra capacità della nostra caldaia di andare dietro al tipo di miscela. Oppure la caldaia che è la stessa caldaia che è in grado di capire se è installata in montagna, dove l'ossigeno, come lei sa, un po' di meno, no? L'acqua bolle prima, ce ne accorgiamo, essendoci meno ossigeno la caldaia deve capire che è in montagna e di conseguenza dosare le miscele autonomamente, cosa che adesso ancora è difficile da realizzare, ma noi stiamo lavorando proprio in questo senso qui. Durante le nostre progettazioni stiamo molto attenti alla sostenibilità. Cerchiamo sempre di usare comunque materiali che un giorno, quando verranno smaltiti, saranno di facile smaltimento o comunque che inquineranno il meno possibile. Cerchiamo di utilizzare all'interno dell'azienda comunque processi che siano molto sostenibili. Ci produciamo l'idrogeno e l'ossigeno elettricamente, non c'è un'autocisterna che ce lo porta. Quindi tutte queste attenzioni sono sempre rivolte alla progettazione. Anche con le macchine ibride, abbiamo macchine ibride che lavorano in totale sostenibilità utilizzando l'elettricità o il gas in funzione dei consumi. Abbiamo 2 grossi impianti anche di fotovoltaico che alimentano i processi produttivi, quindi cerchiamo di utilizzare il fotovoltaico e di utilizzarlo più nelle ore diurne, in modo da sfruttarlo a pieno nelle possibilità durante il giorno, quando
il sole ha la luce più intensa e quindi l'energia è più disponibile.